quella è un'altra cosa. Posso chiedere, secondo lei questo è un modo per mettere i bastoni fra le ruote a Renzi? Lei la vede così? No, 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 no. E allora perché l'hanno fatto? Per... Credo che ci siano entrati molti dentro molte cose. Non credo che sia stato contro Renzi questo. Dice no, non è un segnale Renzi. La fiducia un po' cala, come Renzi ha assicurato che comunque ci sarà una parità nelle liste, ma nessuno si sembra fidarsi troppo. Ma non c'entra questo, infatti. Che cosa vuole dire? Uno si fida di una persona. Noi ce l'abbiamo nello statuto e poi ce n'è la Costituzione. Ci sono due articoli, l'articolo 3 e l'articolo 51. Abbiamo scritto uno statuto nel quale abbiamo detto che noi aspiriamo alla parità di genere. Abbiamo proposto tre emendamenti, il terzo dei quali in realtà è una norma antidiscriminatoria, cioè dice che meno sotto una certa soglia non si può andare. Quindi non si capisce. Renzi è il garante a titolo personale, se poi Renzi non c'è più cosa facciamo? Ne cerchiamo uno nuovo? Onorevole Zampa. Comunque non è il modo di comportarsi, cioè si cerca un altro modo, ci si trova, ci si discute, si verifica che non ci sono le condizioni, si fa un'altra scelta, ce lo si dice lealmente, non ci si tirano delle trappole un con gli altri facendo... Non è un problema del Partito Democratico che ha fatto l'ennesima brutta figura, non c'è bisogno che lo dica io. Il problema riguarda questa istituzione. Anche chi è contrario alle quote di genere e delle donne, del posto delle donne, non gliene importa niente, e anzi lotta per le quote azzurre, una cosa l'ha capita, cioè che quando c'è il voto segreto, dentro questo palazzo ci si tirano delle trappole. Questo aumenta o diminuisce la credibilità della politica? Io penso che la risposta la si trova con facilità e non credo che l'Italia abbia bisogno di questo ora. Onorevole Zampa, Civati dice tiene l'accordo dopo la vicenda delle quote rosse, tiene l'accordo tra Renzi e Berlusconi, sparisce il PD. Lei condivide? No, il PD non sparisce per fortuna. Però onorevole, in un gruppo dove il ci PD sono... è ben intenzionato a combattere, per quanto mi riguarda. 101 persone che...